Ben ritrovati. Si allarga il numero di chi chiede a gran voce la riapertura. Riapertura di negozi, riapertura di ristoranti e soprattutto i ristoratori, lo sapete, sono in piazza spesso e volentieri per chiedere la riapertura dei loro locali. Sono state finora oltre 2.500 in tutta Italia le manifestazioni, è andato sempre tutto bene, tranne in 54 episodi in cui sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Siamo un paese democratico, quindi fin quando non si buttano addosso alle forze dell'ordine o chi passa uova, bottiglie, insomma, si è violenti, va benissimo così. Ora però non è di questo che voglio parlarvi. Vorrei parlarvi della sostanza della richiesta. Si chiede la riapertura come se ci fosse qualcuno che questa riapertura non la vuole. La riapertura del paese, la riapertura di tutto, la vogliamo, tutti quanti, tutto il paese. Perché non si fa? Perché finora la scienza non ha dimostrato alternativa al fatto che se non abbiamo contatti il virus non cammina, cioè siamo noi i portatori dei virus. La scienza finora ha detto questo e noi ci dobbiamo credere. Cioè se noi ci assembriamo, siamo tutti insieme, nei ristoranti, nei cinema, eccetera, il virus cammina di più. Ora, già abbiamo fatto delle sciocchezze nel passato. Le ultime sono le nostre zone gialle che ci ha permesso appunto assembramenti pazzeschi. È quella la questione. Non c'è alternativa alla chiusura di ciascuno di noi nelle case o appunto non andare in giro e quindi alla chiusura di negozi, ristoranti, eccetera. Un'altra cosa sono i ristori, ma di questo io oggi non voglio parlarvi. Vi voglio dare dei numeri impressionanti a proposito di un dossier sull'argomento. Se noi facessimo 500.000 vaccini al giorno, una follia, non siamo lontanissimi, soprattutto in Puglia, e tenessimo tutto chiuso, così come è adesso, noi ci libereremmo verso agosto, ok? E ci sto, ma voi sapete meglio di me che i vaccini non sono a quel numero. Se invece noi aprissimo poco poco, cioè solo del 25%, noi dovremmo aspettare un altro anno, anzi di più, 14 mesi prima di tornare a un minimo di normalità. Ma non sarebbe niente se tutto ciò non significasse un numero enorme di morti. Se noi aspettassimo altri 14 mesi, noi lasceremmo a terra 40.000 persone, 40.000 morti. Ora, fin quando lo leggiamo, 40.000 non ci fa nessun effetto, ma se uno di quei 40.000 è un mio parente, un vostro parente, un amico che conosciamo, la cosa diventa diversa. Allora, siamo attenti a dividerci fra chi vuole aprire e chi vuole chiudere, non siamo diversi, anzi vogliamo tutti che torniamo alla normalità, ma deve essere in sicurezza. Quindi la prima cosa è vaccinarci. E fin quando non saremo vaccinati, ben vengono le zone rosse, rossissime, Bordeaux e come vi pare. Ci dobbiamo rassegnare. Ci vediamo domani.